Dal 1998 Melpignano, nel cuore del Salento, diventa luogo di incontro e crocevia di musica, genti e culture. Nasce così la prima notte della Taranta, che nei suoi 23 anni si arricchisce di contaminazioni e contributi. Da festa a festival ci è voluto qualche anno e soprattutto, come ricordano gli annali dell'evento stesso, ci è voluto Ambrogio Sparagna, l'etnomusicologo di Maranola, che nel 2004 prende in mano le redini dell'evento, ne diventa maestro e in quell'anno fonda l'orchestra popolare con i suoi primi 60 elementi che abitano il palco del concertone. Il primo anno dell'orchestra fa lievitare i numeri della Notte della Taranta, ma non solo sul palcoscenico, e gli spettatori sfiorano i 100.000. L'anno dopo, Sparagna spalanca i confini del festival ed accoglie sonorità popolari provenienti da ogni parte d'Italia. Un omaggio, nei 60 anni della Carta Costituzionale, ai valori dell'unità nazionale. Da quel 2005 è stato solo un crescendo di numeri, emozioni, partecipanti ed elementi dietro le quinte su quel palcoscenico allestito a Melpignano, che anche quest'anno ha incantato migliaia di persone. In presenza per chi ha potuto o in differita per chi ha seguito l'evento sugli altri canali. Ed il palcoscenico della Notte della Taranta 2021, quello calcato dal Bano Carrisi, il Volo, Madama, è stato vissuto anche da figli di questa terra. Quattro musicisti della provincia di Frosinone, quattro membri dell'orchestra notturna clandestina, diretta da Enrico Melozzi, quest'anno guida della Notte della Taranta. La più giovane è Francesca Bottini, 21 anni, di Alatri, al secondo anno del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Francesca era tra i violini secondi. Come lei, sul palcoscenico, Francesco Mattacchione, di Atina, 23 anni ed una laurea conseguita al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Al violoncello per scandire le magiche sonorità che hanno incantato un paese, torna a casa con l'energia e la voglia di ripartire dopo un anno e mezzo di forzato silenzio. Accanto a lui Valentina Calicchia, 27 anni, violista, laureata a Refice di Frosinone. Torna a casa al Giglio di Veroli con un concentrato di emozioni per un'esperienza che l'ha travolta. Coetanea di Frosinone, anche lei violista. Tatiana Veloccia, laureanda al Conservatorio di Frosinone, racconta di 5 giorni di pura energia e divertimento. Sedotti dal morso della Taranta, che ha segnato la vita dei quattro giovani artisti ciociari.